Inaugurazione questa mattina, sabato 24 marzo, dell'opera Crocifissione e Deposizione dello scultore Augusto Perez presso la Cappella Sant'Uberto. L'evento culturale-religioso rientra nell'ambito del tradizionale momento di riflessione organizzato nel periodo quaresimale alla Reggia di Venaria per conto della parrocchia Natività di Maria Vergine. A guidare la riflessione è l'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia. Beh, questo crocifisso presenta una novità rispetto a tanti altri. Presenta in pratica l'unità tra il Venerdì Santo e il Sabato Santo, cioè la morte in croce di Gesù e la deposizione nel sepolcro, no? Questa è una cosa molto bella, molto significativa, perché si accentua ancora di più la risurrezione. Perché Gesù è risorto dal sepolcro, non è risorto dalla croce, è stato tirato giù dalla croce e messo nel sepolcro. E quindi, in qualche misura, ecco, vuol dire che dalla crocifissione ne è discesa diciamo, la tumulazione all'interno, ecco, della tomba, ma in vista della risurrezione, perché in effetti poi, ecco, è dalla tomba che risorge il Signore. Mi piace molto questa idea di mettere insieme i due momenti, no? Perché in effetti, come io ho cercato di spiegare anche riguardo alla nostra sindone che abbiamo qui a Torino, no? Ecco, il telo che ha coperto e ha avvolto il corpo di Gesù, e il Papa Benedetto XVI aveva detto non è solo l'icona del Venerdì Santo, ma anche del Sabato Santo, no? Cioè, quindi la morte, ma anche, diciamo, la vigilia della risurrezione, ecco. Ad agosto, prima di andare a rincontrare il Papa, ci sarà un incontro di tutti i giovani d'Italia. I nostri giovani del Piemonte e della Valle d'Aosta si raccoglieranno proprio qui a Venaria, arriveranno in pellegrinaggio un po' da tutte le diocesi. Faremo qui delle catechesi sulla sindone, sul discepolo amato Giovanni che è sotto la croce, è colui che, ecco, poi va al sepolcro e vede il telo e vide, credette, dice così la sindone, bisogna vedere per credere, diciamo, no? E poi abbiamo pensato appunto di offrire ai giovani questa possibilità unica, perché tutte le ostensioni sono sempre state fatte, ma a una distanza di diversi metri, 10, 12, 15 metri. Lì la vedranno proprio a mezzo metro di distanza, la vedranno distesa sulla teca, ma la potranno contemplare e pregare davanti alla sindone, vedendone veramente in modo molto molto preciso i vari tratti, ecco, che sono, ecco, propri di questo telo. La crocifissione quindi ha lasciato, ecco, il sangue, no? Come sappiamo nella sindone, no? Quindi la corona di spine, la lancia nel costato, e poi i piedi e le mani inchiodate, e poi la flagellazione. Vederla proprio così da vicino non è mai stato fatto, se non a qualche personaggio famoso che è venuto a Torino, ma poche volte. Io da quando sono vescovo non l'ho mai fatto per nessuno. Quindi è un privilegio che abbiamo ottenuto dalla Santa Sede a favore dei giovani. Un momento di grande importanza nel periodo pasquale, così come ha sottolineato Mario Turetta, direttore Consorzio Residenze Reali Sabaude. Questo sabato, che precede la Domenica delle Palme, è diventato per la seconda volta l'occasione di una riflessione sul tema della Pasqua con l'Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, con una lettura particolare sul tema della crocifissione, e quest'oggi abbiamo svelato questa opera di Perez che ha proprio il tema della crocifissione, ma che insieme, oltre al tema della crocifissione, affronta il tema della deposizione. Quindi unisce la Domenica delle Palme con la Domenica della Passione. Quindi Passio Christi, Passio Omnis, è proprio il tema di questa riflessione che unisce da un lato all'interno della chiesa di Sant'Uberto, qui alla Reggia di Venaria, la sacralità di una giornata come questa al tema di un progetto culturale esposto qui alle mie spalle da questa
strabiliante scultura di Peres, con questo crocifisso, con questo suo essere Cristo, tant'è che l'artista Peres ha ritratto se stesso nel volto del Cristo, che abbraccia chi sta guardando l'opera e abbraccia la Chiesa e abbraccia Ave Maria. Una giornata e un momento particolare che diventerà, come sta diventando quest'anno e il secondo anno, diventerà un appuntamento annuale per la Reggia. La prima è stata la Via Crucis l'anno scorso del maestro Luigi Stoisa, esposta nella sacrestia della Reggia.